Dalle indagini sul femminicidio di Giulia Tramontano continua a emergere come fino all'ultimo Alessandro Impagnatiello abbia tentato di portare avanti il suo castello di bugie. È il 31 maggio, sta per essere fermato, ma Alessandro imperterrito insiste nella messa in scena. Tata, batti un colpo. Eppure l'aveva uccisa 4 giorni prima perché aveva scelto di lasciarlo davvero dopo il confronto con l'amante che era andata a trovare sul posto di lavoro. Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego, è invivibile così, mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure. Ti prego, siamo al 4° giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico. Scriveva ancora Alessandro.